Andiamo con le pagelle di Fiorentina Bruges 3-2 partendo da Terracciano 5,5 nel gol sul gol del 2-2 di Thiago, non copre molto bene il palo, era stato bravo sempre su Thiago in avvio, non può nulla sul rigore. Linea difensiva Totò prestazione a 6, ordinata contro Jutkla, avversario non semplice, nel secondo tempo con l'inferiorità numerica del Bruges si propone con più assistenza anche in fase offensiva, 6 anche a quarta che è vero non aiuta Ranieri sul 2-2 ma è anche altrettanto vero che nell'assalto finale guida le azioni offensive buttandosi spesso in area di rigore. Ranieri purtroppo oggi è il peggiore in campo, incappa in due errori decisivi sui gol, sia nel causare il calcio di rigore, l'azione che poi porterà al rigore, sia soprattutto sul secondo gol, qui il voto è 4,5. Diamo 5,5 a Biraghi, una partita condizionata dal tocco di mano sul rigore del pareggio e nel secondo tempo si è fatto vedere in avanti, era bello l'assist perché Belotti non ha trasformato in rete. Arthur e Bonaventura, segnale centrocampo merita 6 ma con due motivazioni diverse. Arthur perché oggi si è preoccupato più della fase di non possesso che in quella di possesso e quindi si è fatto vedere nel lato diciamo più oscuro del gioco. Bonaventura perché con il suo tiro propizia la respinta conta di Jackers che porta al gol di Belotti e poi anche perché comunque nel secondo tempo va vicino al 3-2. La batteria dei trequartisti a destra Sottil, a destra Gonzales, voto 6 soltanto perché la Fiorentina vince, perché da Nico ci si aspetta di più e soprattutto due occasioni cestinate nell'economia della partita e del doppio confronto poi rischiavano di gridare vendetta. Sottil invece merita 7, purtroppo è costretto a uscire per un fastidio alla spalla nel momento in cui stava esplodendo, gol bellissimo in avvio, una partita comunque veramente di continuità dopo la bella prestazione con il Sassuolo, il gol resta veramente una gemma rara. Beltran 5,5 stasera non ha mai trovato la posizione giusta, di testa è andato vicino al gol ma resta l'unico diciamo segmento positivo di una partita di difficoltà. E poi 7 a Belotti perché il gol con cui ritrova la rete a distanza di tanti mesi dal centro contro il Frosinone è sicuramente una bellissima notizia, un gol da centravanti vero, una liberazione, ne sbaglia altri due però insomma l'importante è che si sia sbloccato. Italiano diamo 7 perché è vero che il 2-2 fa ancora scoperchiare certe ferite, però è anche altrettanto vero che il cambio a 3 minuti alla fine porta i suoi frutti con Nzola che risolve la partita. Nzola è l'altro match winner, l'altro voto positivo, 7 pieno per come risolve quella mischia con grande cattiveria lasciandosi alle spalle anche un periodo non semplice. Diamo 6 a Maxime Lopez e a Kwame che portano comunque energia positiva e ovviamente senza voto a Barak. 6,5 invece con E perché si inserisce, chiama Jackers una grande parata e appare pimpante. Queste le nostre pagelle.